Che praticamente non puoi neanche fare guardare il video, cambiando due giocatori cambieranno, penso, potrebbero cambiare anche tipo di gioco, Sai che non lo impostazioni. so questo, è una cosa che ci siamo. Non lo so. Cambiano due giocatori, però cioè, diciamo che mettono due giocatori e ne tolgono due. E diciamo che poi i ruoli sono gli stessi, no? Cioè, non è che cambiano, prendono un piccolo per un lungo, viceversa. Per cui credo che alla fine, sostanzialmente, non essendo cambiato Pronto? l'allenatore, giochi dovrebbero essere gli Pronto? stessi, cioè, Sì. poi potrebbe anche presumibilmente pensare di aggiungere delle situazioni ad hoc per i giocatori nuovi, per Chiacchi che per Abodà, che sicuramente potrebbe aggiungere e magari togliere, però cambiare radicalmente non credo, poi dopo cioè, ovviamente lui Agreste conosce molto bene la sua squadra e saprà esattamente cosa fare, è chiaro che noi insomma ci dobbiamo basare su quello che abbiamo visto in queste prime 4 giornate e poi ci dobbiamo basare sulla conoscenza che abbiamo dei due giocatori nuovi, che comunque è una conoscenza, voglio dire, non diretta perché non ci abbiamo mai giocato contro, però visto che sono comunque due giocatori di altissimo livello, quindi che hanno giocato in A1 e anche bene, insomma, Chiacchi per tanti anni, Podaca ha fatto capocannoniere di A1 3 anni fa. E, insomma, credo che basti questo a presentare Chiacchi, che non ha bisogno di presentazioni, credo, insomma, non credo che occorra che io mi metta a parlare di Chiacchi. E a Podaca, insomma, il miglior biglietto da visita è rappresentato dal fatto che è stato capocannoniere in Serie A1. Che a parità in A2, a parità di prestazione dei big, diciamo se i big fanno tutto, la differenza la fa il corollario, giusto? E tu hai avuto, chiedevi continuità, tu hai avuto continuità, mi sembra abbastanza notevole, degli ultimi due partite dal Mario, da Gersetti, che mi sembra in crescita tutto quanto. Non hai un po' paura del fatto che se tutti e due i big vanno bene, sia da una parte che dall'altra parte c'è Palombita Che se gioca per un video No, ma infatti, ma che se la io fa. adesso noi abbiamo parlato, infatti è quello che ho detto prima, poi non ho fatto tutta la lista perché altrimenti sarebbe stata lunga, no? Però se vogliamo proprio scendere nel dettaglio, cioè è chiaro che adesso in questa settimana si parla solo di Chiacchi che di Apodaca, no? E quindi io vi ho parlato di Goss, vi ho parlato di Aaron Johnson e vi ho parlato di Busca perché sono gli altri che probabilmente completeranno, no? Però il Giulecas, però c'è una panchina dove c'è Ruini, che è uno che è. Alla fine credo sia questo, se non vado errato, il sesto o il quinto o il sesto campionato di 3 a Fabriano, 1 a Roseto, quindi il quinto campionato di Serie A che fa, quindi con un'esperienza di un certo tipo, ed è un giocatore di un certo livello, che tra l'altro in estate avevamo anche, quando c'era il momento, Bertolazzi sì, Bertolazzi no, è stato anche un giocatore che Papabile. era nel roster di quelli che avevo in mente, quindi un giocatore di cui ho stima. Palombita, credo che non abbia bisogno di presentazioni, lo conoscete, no? C'è un giocatore che prima o poi giocando contro il Genoa Infatti. vorrà dimostrare il suo valore, che sicuramente non è. Tanto il discorso di Palombita l'abbiamo già fatto tante volte e sapete benissimo come la penso, cioè non è in discussione il valore del giocatore che non è alto, è altissimo dal punto di vista del talento individuale, è un giocatore che poche cose da imparare. Quindi è un giocatore sicuramente temibile in una partita secca, in una partita dove magari ha qualcosa, qualche sassolino da togliersi, no, dalla scarpa, è un giocatore sicuramente temibile. Fattori è un altro giocatore che io ho allenato e che so che è un giocatore che se in giornata può essere mortifero, soprattutto da 3 punti. Quindi insomma. Il roster è di primo ordine, secondo me era già un ottimo roster prima, al di là dei 0 punti, con questione di Nesti metti un roster di primo ordine, ma veramente di primo ordine.